Buonasera e ben ritrovati a Tu per Tu con il vostro programma preferito perché è il più utile della televisione italiana, in quanto noi siamo qui a spiegarvi proprio, non la vita, perché insomma così bravi no, però a spiegarvi le faccende della vita. Quindi se noi vi teniamo informati, voi sapete come vi dovete comportare qualora vi troviate, per esempio, a fare un atto da un notaio o a dover decidere che cosa fare dei vostri beni in materia di successione. Ecco perché praticamente una volta al mese chiamiamo in studio uno dei nostri magnifici notai della provincia di Pavia. Lui è uno dei giovani rampanti e intraprendenti, Tommaso Bozzi, dottore, il nostro notaio. Buonasera. Buonasera Maria Rosa, sono contento di essere tornato a trovarti. Meno male. E un saluto anche a chi ci guarda da casa. Ecco, che sono sempre in tanti, quando sono c'è il notaio. Sono sempre in tanti, poi l'argomento di oggi penso che interessi anche abbastanza. Ecco, l'ultima volta, che per lui è stata la prima, ma quando è venuto il notaio Bozzi, davvero tantissimo successo, ti hanno fatto tutti i complimenti. Sì, sì, perché fa piacere vedere un giovane notaio così brillante e preparato. E quindi facciamo un passo indietro, abbiamo parlato di compravendita, ti ricordi? Sì. Ci è arrivata una domanda che io ti ho passato col pizzino. Che è rimasta lì quindi per tutti questi mesi. È rimasta lì. Però noi rispondiamo, anzi se avete delle domande per il notaio fate così, telefonate 0381 09 14 51, fateci sentire la vostra voce, oppure 366 11 88 002 e mandate un WhatsApp. È rimasto di là anche il pizzino? Sì, sì. Però noi ce lo ricordiamo. Allora, sì. Questo telespettatore cosa ci chiedeva, notaio? Ci chiedeva se era possibile effettuare il pagamento del prezzo di una compravendita in contanti se il pagamento veniva effettuato davanti al notaio. Oh, sì, quindi sì, perché no. Davanti a... No, perché comunque c'è come un... No? No, perché c'è un limite di contanti. Nel senso che i pagamenti possono essere fatti in contanti ma solo fino a una certa soglia che attualmente è di 5.000 euro, quindi se si supera quella soglia, anche se si fa, se effettua il pagamento davanti al notaio, non è consentito. Non è consentito, quindi no. Il notaio blocca tutto? Blocca tutto, anche per noi per legge siamo tenuti proprio a indicare in atto tutti gli estremi dei mezzi di pagamento che vengono eseguiti, sia per il prezzo sia anche per le mediazioni, questo per poi agevolare i controlli sui flussi di denaro. E quindi dobbiamo assolutamente indicare o gli estremi di un circolare o quelli di un bonifico di regola, se all'acquirente, se al venditore va bene, anche gli estremi di un assegno bancario. È più difficile perché poi ovviamente più si va su somme elevate, più uno magari si fida meno di un assegno bancario, certo, che può anche essere scoperto. Senti notaio, ti voglio chiedere questa cosa qua, hai parlato di 5.000 euro, no? Sì. Una cifra che non è tanto, non è poco, però insomma... Vabbè, però quando si parla di immobili è poco, è poco, diciamoci la verità. Quindi, appunto, la domanda era questa, non è che per gli immobili la somma è un po' più alta, no? No, sempre quella. Hanno stabilito 5.000 euro. Limite ai contanti è quello. Quindi tu conterai i 5.000 assolutamente euro? Assolutamente, metto lì col... chi li conta? Il notaio? Tu ti devi assicurare che sia... Sì, beh, certo, se uno proprio vuole effettuare un pagamento in contanti, però ripeto, il notaio è il primo che sconsiglia in ogni caso, anche se sei al di sotto di quella soglia, di pagare in contanti, perché è sempre molto meglio avere un pagamento tracciabile, un mezzo di pagamento tracciabile. Ok. Quando invece una persona in pratica potendo, no, e dice la legge me lo consente, io 5.000 euro li voglio pagare in contanti, ci sono delle cose particolari che tu devi fare oltre a scriverlo in atto? No, bisogna semplicemente indicare ovviamente in atto che il pagamento è avvenuto in contanti nella soglia, ovviamente, nella soglia stabilita. E noi invece come pubblici ufficiali comunque siamo anche tenuti ad accertarci sia su quei contanti, diciamo, anche sul resto, diciamo, del prezzo che viene versato tramite assegno bonifico, dobbiamo accertare la provenienza di quei soldi, okay, perché noi dobbiamo fare una sorta di primo controllo sulla, tra virgolette, pulizia di questi soldi, cioè sulla provenienza da... Addirittura avete anche questa funzione? Sì, ma poi... quella funzione lì. Il notaio... Antiriciclaggio, che poi è data molto molto delicata, perché... bisogna appunto capire esattamente gli spostamenti del, diciamo, del denaro, capire se una persona può permettersi un investimento che sta facendo. Ovviamente è più semplice nel momento in cui c'è di mezzo un mutuo,
perché il mutuo ovviamente sai da chi arrivano da chi arriva il denaro, cioè dalla banca, e la banca a sua volta ha già fatto i suoi accertamenti del caso. Quando uno vuole versare invece il prezzo senza stipulare un mutuo con una banca, lì bisogna cominciare a fare qualche domanda, no? Cioè, ad esempio, qual è l'attività, il lavoro che svolge la persona che sta acquistando l'immobile, se può permettersi di spendere quella somma, se magari ha venduto una precedente casa, se ha ereditato quella somma. No, C'è più privacy. Sensibili. cioè, nel senso, poi sono tutti i dati ovviamente che vengono, esatto, sensibili, li manteniamo noi, non li rendiamo pubblici Però ti devi assolutamente. fare un po' gli affari Sì, a volte comunque. diciamo che puoi incontrare anche delle resistenze, però ovviamente uno dice, un cliente arriva dal notaio e magari non si aspetta tutte queste domande, questi controlli, però sono proprio tenuti. Quindi non basta, diciamo, che questi soldi siano su un conto corrente, perché poi il No. notaio sarà tenuto ad accertare ugualmente la Come sono provenienza. arrivati lì, esatto. Ma prima non è, prima era più No, prima era più facile. semplice, cioè nel senso prima non c'erano tutti questi controlli, non venivano anche richieste tutti questi controlli da parte dei notai. Adesso ovviamente è più frequente che ci siano controlli, cioè sono richiesti maggiori approfondimenti, anche perché è diventato anche un po' più facile probabilmente cercare, diciamo, di riciclare denaro magari proprio acquistando immobili o. Certo, si vuole un po' mettere un freno a questa pratica, assolutamente non consentita. E quindi il notaio in quel momento è veramente nella sua funzione di pubblico ufficiale e quindi vi può fare tutte le domande che Esatto. vuole, non vi dovete scocciare No, non se. è un modo di essere indiscreti, ma è proprio un modo di svolgere quello che ci viene richiesto. Quindi se un notaio fa questi accertamenti vuol dire che sta lavorando bene. Cioè, Ok, comunque sia dopo, se non li fa il notaio, poi può darsi anche che li prenda in mano qualcun altro, quando c'è, esattamente. nel senso non è finita lì, anche se il notaio fa i suoi primi accertamenti, voi poi fate la vostra comunicazione, giusto? Se c'è qualcosa di sospetto, ci sono più segnali, più indici di anomalia, si chiamano così, possiamo fare la segnalazione, sì. E poi lì arrivano. Senti, arrivano magari arrivano controlli più Più approfonditi e stringenti. più severi, ecco, sì. Allora, quindi facciamo i bravi. Prima avevano ulteriormente abbassato la soglia dei Sì, l'avevano pagamenti. abbassata, mi sembra fino a 2000 euro se non 2000. dico un'esattezza, poi adesso l'hanno aumentata con questa. Facciamo invece un salto in avanti, torniamo ai giorni nostri, ringraziamo il nostro telespettatore che ci ha fatto questa domanda e parliamo dell'argomento che ci eravamo un po' fissati per questa sera, quindi parliamo di successioni. Ecco. Che cosa Volentieri. sono le successioni? No? Ricordiamolo sempre. Successione è la devoluzione del patrimonio di una persona in favore appunto dei soggetti indicati o dalla legge oppure in presente un testamento, appunto anche o solamente dal testamento. Ok, e ci sono delle regole per le successioni fisse o Ci sono uno? delle regole, assolutamente c'è una sezione del codice civile che si occupa esclusivamente delle successioni, tra l'altro è scritta anche molto bene, cioè, in maniera molto chiara, quindi ci sono regole anche molto complicate, poi se uno va a analizzare tutti i risvolti che ci sono, non è così semplice come sembra. A volte quando ci siamo trovati qua a dibattere di successioni, eccetera, qualcuno, per qualche tuo collega, queste leggi, come hai detto tu, sono scritte benissimo, a prova di qualsiasi fraintendimento, insomma, non c'è possibilità. Prevalentemente sono scritte bene quelle norme, sottolineo quelle norme, altre non. Alcuni stanno iniziando a diventare un po' anacronistiche, no? Perché magari. Per adeguarle, può essere, magari in certi aspetti non sono Tu così sei al passo. giovane, no? Che cosa ne pensi? Il patrimonio personale di una persona dovrebbe essere un po' più free o sei conservativo? Non è che sono conservatore, cioè non sono proprio un conservatore, però secondo me quando si hanno delle norme, ripeto, in questo caso scritte bene, prima di modificarle bisogna pensarci un attimo, perché magari si vogliono modificare anche in meglio, anche rendendo, come dici giustamente tu, più al passo coi tempi, però
ma si rischia di scriverle magari male queste nuove norme, quindi di creare molta più confusione di quella che c'è adesso in questo settore. Che invece è molto chiara. Allora, chiaro, sì. Telefonata, la prima telefonata per il notaio Bolz. Mamma mia, facciamo il battesimo del fuoco. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto, buonasera. 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 Io chiamo da Voghera, sono Fiorenzo. Fiorenzo da Voghera, benvenuto. Buonasera a lei, al notaio. Buonasera. Sì, volevo fare informazione. Io adesso, tempo fa, ho comprato una casettina a mio figlio qui a Voghera. Sì, cos'è che hai comprato? Una? Una casettina, un appartamentino. Ok. Un appartamento. Non so se mi sentite il telefono un po' con le viste. Un appartamento? Sì. Appartamentino a Voghera. Ho testato lui per ragioni, diciamo così, economici, no? Adesso vorrei recuperarlo io ancora. E posso farlo valutare un po' più basso? Si sente malissimo. Valutare... Cioè, non so se mi sente. Allora, Fiorenzo, tu hai comprato un appartamento e l'hai intestato a tua figlia, giusto? Esatto. Figlio, vabbè, fino a qua è comunque. Okay. Poi, adesso tu lo vuoi ricomprare, hai l'esigenza di ricomprarlo, giusto? Sì, perché vorrei liberarlo di questo peso che lui vorrebbe comprare la casa per conto suo. Okay. Sì. Lo vuoi liberare di questo peso perché lui si vuole comprare un'altra casa come la vuole lui. Okay. Esatto. Ok. Quindi tu, qual è la soluzione? Forse? Tu lo vorresti valutare un po' meno? Esatto, per non spendere tanto, diciamo. Sì, posso rispondere? Certo. Pensavo volessi dire ancora qualcosa. Ma allora, può sicuramente acquistare ovviamente il bene dal figlio, questo sì, versando effettivamente un prezzo, quindi la somma di denaro deve passare proprio dal suo conto a quello di suo figlio, cioè deve esserci anche di cui parlavamo, come dicevamo prima, un passaggio di denaro, no? Che si possa tracciare per far vedere che c'è stata effettivamente una compravendita, non qualcosa di simulato. Okay? Mm-hmm. Il prezzo, come sempre, va deciso tra le parti, è logico che deve più o meno avvicinarsi al valore di mercato del bene. Cioè, se faccio un esempio, se la casa vale 100.000 euro come valore di mercato, magari si può semplicemente anche chiedere all'agenzia immobiliare lì vicino o anche online, si possono fare le valutazioni degli immobili sui siti tipo immobiliare così. Cioè, se viene valutata 100.000 e si fa una vendita a 50.000, diciamo che non va bene, nel senso che comunque si capisce che lì di fatto c'è una donazione che viene un po' mascherata, no? Okay. Quindi bisogna avvicinarsi il più possibile al valore di mercato. Poi se magari non è 100 nel nostro esempio, ma sarà, non so, 90, 85, può anche andare bene, ecco, però deve essere. Però adesso il mercato è un po' basso, allora. No, certo, ovvio. No. Abbassa un po', poi poco, cioè se abbassi, cioè più o meno deve rimanere sulla linea col valore, in linea col valore di mercato. Quanti percentuali? Io la casa, l'appartamento. No, vabbè, lì percentuali. Io quello che dico è sempre di usare un po' il buon senso, cioè deve essere una vendita. Ascolta, si sente male. Non è Milano, dice, costa un po' con le. No, io non so quanto possa valere, bisogna far fare una valutazione. Una volta che sia una valutazione attendibile, quindi il valore della casa, considerando la posizione, lo stato appunto dell'abitazione stessa, quindi la valutazione tiene conto di tutti questi fattori. Potrà valere, non lo so, 50.000. Il prezzo deve avvicinarsi a quella valutazione lì. Ecco, un po' meno, ma non tantissimo meno. Percentuali, rimaniamo nei limiti del. Percentuale, poi te la diciamo in privato. Buon senso, cioè un prezzo che più è coerente con quel valore lì, magari un pochino meno, ma non troppo meno. No, ascolta, Fiorenzo, non si può. Io che non sono notaio, ti potrei dire. Un 20% in meno può essere passabile, però bisogna fare, dimmi. Non oltre, ecco. No, dato che spiego una cosa, visto che l'ho comprato con i miei soldi, vuoi recuperare con i miei soldi, ecco. Ecco. Vuole recuperare i suoi soldi. So, però nel momento in cui, questo è bene chiarirlo, si intesta un immobile al proprio figlio, alla propria figlia, mettendo i soldi, si fa quella che è una donazione indiretta, cioè
il prezzo viene pagato da un soggetto diverso rispetto all'acquirente, ma equivale a una vera e propria donazione, no? Scusa, il notaio sta fi- Vuoi fare ancora una domanda? Però parla bene vicino al telefono. Insomma, nel cellulare un po' di tipo del tempo di Carlo Cudega, per quale? Carlo Cudega, dai. Dai, no, di niente, cosa vuoi dire? Niente, volevo sapere, lui, dato che vuole prendere uno per conto suo, vorrei riprendere il peso dalla. Che è intestato a lui, anche se sarà il secondo caso per lui. Certo, però per certo. Evitare questo, lo copriamo noi di nuovo, faremo noi il secondo caso e pazienza. Senti, Fiorenzo, quanti anni fa gliel'hai comprata sta casetta? 8 anni fa. Dai. Dai, non si sono alzati più di tanto. 8 anni. Il valore di mercato. Può dire che si è anche un pelo abbassato. Ma si sono anche abbassati rispetto a 8 anni fa. Se a Voghera sono. Mica in Milano. Esatto. Va bene, Fiorenzo, un bacio. La ringrazio. Buonasera. Grazie a lei. Complimenti alla trasmissione, molto interessante. Grazie, grazie. Buonasera. Allora, sì, certo, no, allora, noi dobbiamo anche pensare che il notaio Bozzi non è che può fare un total chilo adesso, no, ovviamente quando si va in studio con la planimetria, valori catastali e quant'altro. Guardando anche alla fattispecie concreta è più semplice, certo. Però rimane quello che ho detto prima, cioè bisogna utilizzare il buon senso, se uno vuole fare una vendita, il prezzo più o meno deve corrispondere al valore di mercato. A te ti toccano le compravendite, Bozzi. Tu volevi cambiare argomento. Senti, a proposito di questa manovra qua, no? Che può essere, secondo me, un esempio anche frequente. Frequente in tante famiglie. Mi aggancio a una cosa che ha detto il buon Beluffi prima di te, no? Che ha qualche anno più di te, no? E quindi diceva, per esperienza non bisogna comprare le case ai figli, non bisogna fare questi tipi di investimenti, perché tanto poi loro vogliono andare a abitare da un'altra parte. Un'altra parte, è vero, ci sta come ragionamento. Ci sta come ragionamento. Lo si è visto anche qui, però è vero, capita molto spesso che magari viene fatto una donazione indiretta, no? Nel senso viene testato il bene al figlio, anche se il prezzo lo mettono i genitori, e poi dopo un po' semplicemente i figli decidono di... In questo caso, no? Quando viene da te una famiglia e dice io compro questa casetta a Voghera, Pavia, Vigevano e la voglio intestare a mio figlio, eccolo qua, però la pago io, è tutto lecito? Assolutamente, no, questo ripeto, è una donazione indiretta, quindi il prezzo viene messo da una persona diversa rispetto all'acquirente, però viene indicato tutto in atto. Il mio consiglio è sempre quello di far vedere che anche in questo caso i soldi provengono direttamente dal conto dei genitori, quindi non fare il passaggio prima conto genitore, conto figlio e poi dal figlio, ma far proprio vedere che i soldi arrivano direttamente dal conto dei genitori, così in atto si può indicare che tutto, una parte del prezzo è stato versato direttamente al venditore dal conto corrente dei genitori. Questo poi non... Per chiarezza e... Certo, questo in termini poi di proprietà non cambia niente. No, non cambia nulla, cioè sono l'unico proprietario ovviamente. Segnatevela questa cosa, perché cosa succede se volete fare la donazione al figlio? Non dategli i 100.000 euro sul conto e poi... No, anche perché in realtà sarebbe anche abbastanza inesatto dal punto di vista giuridico, nel senso che se uno... Si parla di cifre comunque importanti di solito, perché si tratta di immobili. Se uno va a donare, cioè va a versare sul conto del figlio il prezzo, parte dello stesso, dovrebbe fare un atto notarile tendenzialmente, perché la donazione ha valore elevato, e se la donazione ha valore elevato serve la forma dell'atto pubblico. Okay. No? Quindi è sempre meglio in questi casi fare il passaggio direttamente dal conto. Se invece gli compro qualcosa, ecco, in questo caso non c'è bisogno. No, appunto per questo dicevo, facendo il passaggio direttamente dal conto genitore a quello del venditore, non c'è bisogno di fare un atto in più. Beh, l'unica cosa, fatela scegliere a vostro figlio la casa, perché sennò succede. Perché appunto al giorno d'oggi sono cambiate parecchio le cose, magari i genitori abitano a Voghera, cioè, il figlio va a abitare a Londra. C'è molta più mobilità, va detto. Certo, oggi sei qui, domani là, i giovani vanno, caro Bozzi, via. Così è la vita.
Va bene, allora torniamo sulle successioni, no? E abbiamo proviamoci quantomeno. Abbiamo toccato un attimino il tema delle donazioni, sì, che insomma sono parenti delle successioni, sì, strette, sono parenti stretti delle successioni, e stavamo parlando appunto del fatto che in Italia c'è ancora una legge che tutela molto molto bene i membri della famiglia, no? Sì. Ok, perché si parla sempre di legittima. Esatto. Che cos'è questa beata o dannata, poi dipende dai casi, legittima? Dipende dai punti di vista. Ma per dirla in parole, in termini abbastanza semplici, la legittima è una quota che la legge riserva a determinati parenti, diciamo, più che considera più stretti rispetto al defunto, quindi sono il coniuge, i figli o in assenza dei figli, cioè se sono premorti a soggetti da cui eredità si sta parlando, i figli dei figli, quindi i discendenti, e in certi casi anche i genitori, in assenza dei figli, in poche parole. Quindi quella quota viene riservata dalla legge e non può essere toccata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un soggetto con il proprio testamento va a disporre anche di quella quota a favore di un soggetto terzo, non lo so, per fare un esempio, nomine erede universale, un estraneo che nulla a che fare con la propria famiglia, il testamento è valido, nel senso produce effetto, però può essere impugnato, cioè può essere impugnato dal legittimario, perché si chiamano così, no? I parenti più stretti che hanno questa quota, leso o proprio pretermesso, che può quindi agire per vedersi riconosciuta quella quota. Allora, informazione di servizio. Se mi mandate i vocali non li posso, cioè se no. Volete, Giacomo, se devi fare una domanda al notaio devi telefonare o me lo devi scrivere, che adesso qua non è che possiamo ascoltare i vocali, è in viva voce. Comunque, quanta pazienza che devo avere. Quest'anno sono davvero, i nostri telespettatori sono indisciplinati. Sono indisciplinati, carini, bravi, perché partecipano tantissimo e sono proprio contenta di questo. Però sono indisciplinati, fanno quel che vogliono. Mi hanno proposto una permuta fra immobili allo stesso valore. Devo stare attento a qualcosa oppure è il notaio che controlla sempre che non ci siano i ipoteche o rogne varie sugli immobili? Il notaio controlla sempre questo, perché quando si parla di immobili, l'avevamo detto anche nell'ultimo episodio, diciamo, comunque nella scorsa occasione, deve comunque stare molto attento a questo aspetto, cioè quello dei registri immobiliari, per vedere ci sono dei pesi, e forse è l'aspetto, ripeto, più delicato e più importante, no, quando vengono trasferiti gli immobili, perché se c'è un'ipoteca, se c'è, non lo so, un pignoramento, qualche altra formalità pregiudizievole, ovviamente è logico che deve essere informato l'acquirente, e questo può anche cambiare un po' le carte in tavola. E lo stesso viene fatto anche per le permute, perché la permuta non è nient'altro che il trasferimento di due immobili, cioè mentre nella compravendita c'è il trasferimento di un immobile verso contro il pagamento di un prezzo, qui sono due immobili che vengono trasferiti. Uno scambio. Esatto, uno scambio, un baratto, diciamo. Sì, ma barattiamo due case, ti do una casa a Voghera. Gli accertamenti sono gli stessi, in questo caso sono doppi, cioè sui due immobili. Senti, gli accertamenti appunto devono verificare che non ci siano rogne, ma devono verificare anche che i due immobili abbiano presa poco lo stesso valore, o questo qua? Anche lì, allora, nella permuta si può prevedere tranquillamente un conguaglio, no? Quindi le parti possono benissimo dire: ti trasferisco la mia casa, non lo so, al mare, che vale molto di più nella casa a Voghera, e tu in cambio mi dai la tua casa a Voghera più un conguaglio. Tra l'altro è vantaggioso come punto di vista fiscale, perché il conguaglio non viene tassato nella permuta, questo è importante, cioè viene tassata solo il trasferimento, diciamo, più oneroso dal punto di vista dell'imposta. E quindi si possono riequilibrare i valori con un conguaglio, e questo non incide neppure sulla tassazione. Anche in quel caso è logico che se uno scambia, non lo so, trasferisce un attico a Milano contro una casa, un appartamento in non so quale paese, comunque sperduto, a parità, diciamo, di valore senza conguagli, notaio, si accende una spia, logico. Bene, allora andiamo in pubblicità. Poi torniamo e vediamo se riusciamo a parlare di successioni o il notaio Bozzi sarà il notaio delle compravendite. Pubblicità per noi.
Torniamo in diretta, lo facciamo con il notaio Tommaso Bozzi che molto gentilmente ci è tornato a trovare e stiamo rispondendo davvero alle tante domande che ci arrivano dai nostri telespettatori. Siccome siamo bravi, durante la pubblicità abbiamo ascoltato il vocale di Giacomo e vogliamo rispondere a questo ragazzo che combinazione proprio adesso sta andando a vedere un appartamento, sta andando a vedere una casa in quel di Belgioioso. E quindi ha una domanda per il notaio, dice questa è la mia prima casa, se io la dovessi acquistare, dopo quanto tempo la posso rimettere sul mercato? Allora, innanzitutto salutiamo Giacomo. Salutiamo e bocca al lupo insomma. In bocca al lupo. E allora, in base alla normativa appunto sull'agevolazione prima casa, nei 5 anni dall'acquisto non si potrebbe rivendere la prima casa, mi spiego meglio. Si può vendere ovviamente, ma se si vende nei 5 anni dall'acquisto si decade dall'agevolazione, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna autodenunciarsi all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate va a liquidare la differenza tra quanto si è pagato al momento dell'atto con l'agevolazione prima casa e quanto si sarebbe pagato senza quell'agevolazione. Ma è tanta la differenza? Di regola è tanta, perché si passa dal 2% al 9%, quindi di regola sono soldi. Sono soldi. Però c'è un però, cioè se nei 5 anni si vende la prima casa e entro un anno dalla vendita si acquista un'altra prima casa, non si decade dall'agevolazione. Ok, quindi se si vende la prima casa per necessità e quindi una persona va a ricomprare una casa magari più grande, più adatta alle esigenze di quel momento, magari perché si deve trasferire, ecco, allora non c'è vincolo, basta che entro l'anno compri. Acquisti un'altra prima casa. Esatto. Acquisti un'altra prima casa. Altrimenti è come se uno volesse speculare, altrimenti. Sì, la vedono in quel, cioè, viene visto in quel modo, cioè uno acquista di regola la prima casa per andarci a vivere. Certo. Se poi la vende dopo poco e non ne acquista un'altra, è più vista come una speculazione quasi. Allora, eccoci qua, arrivi. Arriva un'altra telefonata per Boss. Notaio, questo è indice di tanto successo. Bene, eh? Non parlate però delle compravendite. Scherzo. No, vabbè. Ma ti piacciono le compravendite? Sì, no, certo. Ti piace di più la materia delle compravendite o le successioni? No, vabbè, mi piacciono entrambe. Devo dire che poi piacere, beh, per carità. Insomma. Poi voglio dire, c'è il notaio sotto mano, non gliela fai una domandina al notaio? Quando è che ti ricapita? Fra un mese. Quindi, intanto che ci prepariamo, no, per la telefonata, eccola qua. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Buonasera, sono Ernesto da Milano, buonasera. Ernesto? Da Milano. Sì. Ernesto da Milano, buonasera. Buonasera. Faccia pure la sua domanda. Grazie. Buonasera. Volevo chiedere questa informazione, se io lascio, diciamo, come testamento al figlio che vive all'estero, lavora all'estero, la casa coniugale che attualmente abitiamo io e mia moglie, no? Questo figlio può beneficiare delle agevolazioni prima casa, cioè il 2%, catastali, ipotecari, eccetera? E la moglie, la coniuge, insomma, il coniuge, essendo casa coniugale, continua ad avere il diritto di abitare nella casa coniugale. Bravo, giusto. Vabbè. Cioè, questo basta o è meglio creare un usufrutto a favore della moglie per le tasse, diciamo, magari per l'IMU e compagnia bella, lo pagherebbe, diciamo, la moglie, che giusto. È diciamo, l'usufruttuaria dell'abitazione. E non la pagherebbe il figlio che è l'intestatario dell'immobile e poi adesso abita all'estero, quindi non ti risponde il nostro notaio Bozzi. Notaio. La ringrazio, tra l'altro molto, molto preparato, grazie a lei. Buonasera. No, buonasera. Ma no, allora sono stati toccati diversi aspetti. Sì. Per quanto riguarda la prima casa, è bene precisare che la prima casa nelle successioni e anche nelle donazioni, perché poi la normativa sull'imposta è la stessa, no? Imposta, donazione e successioni. Funziona un po' diversamente, nel senso che nella compravendita c'è la differenza 2%, 9%, oppure nel caso dell'IVA 4%, 10%,
Invece nel caso delle successioni, se c'è la prima casa, cioè viene richiesta la prima casa su, ovviamente può essere richiesta su un immobile, che si può richiedere su diversi immobili, comporta che come imposte ipotecarie e catastali non si paga il 2% e l'1%, ok? 2 di ipotecare e 1 di catastale, quindi 3% totale, ma due imposte fisse di 200 euro l'una. Quindi viene risparmiato anche qui un po' di denaro, no? Allora, Perché si. non so se ho capito, in pratica se lascio la casa a un figlio, questo figlio non ha immobili, questa Bravo. diventa la sua prima Può casa. chiedere, può decidere di chiedere l'agevolazione prima casa in sede di successione, quindi paga due imposte fisse di 400 euro in luogo di ipotecare catastale al 3% sul valore E catastale. perché non dovrebbe chiederlo? Se è ben No, può chiederlo consigliato anche dal perché notaio, lo sotteniamo chiede. anche che se uno lo chiede in tema di successione e donazioni, cioè può poi utilizzarne ancora in sede di compravendita, cioè non gli pregiudica la possibilità di chiedere la prima casa quando poi va a acquistare un altro con la Ok, compravendita, quindi è ok. vantaggioso, ok? Caspita, buono questo. Per la residenza all'estero, sì, può anche lì, è la stessa questione di cui avevamo già parlato secondo me anche l'altra volta, cioè che se è iscritto all'AIRE, quindi all'Anagrafe Italiani Residenti All'estero, può comunque chiedere l'agevolazione prima casa per un immobile in Italia, che si trova in Italia. Che cos'è questo registro? L'AIRE, l'Anagrafe Italiani Residenti All'estero, Ok. cioè si risiede all'estero ma si è iscritto all'AIRE, quindi non viene richiesto proprio di spostare la residenza lì, perché ovviamente si ha la residenza all'estero, ma puoi Ok. chiedere la prima casa sull'immobile. In Italia, anche se ne hai Esatto. un'altra Sì, tuo beh, paese. ovviamente fuori dall'Italia. Ok, E ottimo. l'ultima domanda invece era quella sull'abitazione, che anche lì appunto ha toccato un aspetto comunque importante, cioè è proprio previsto dal codice civile come legato, si dice ex lege, cioè che parte proprio automaticamente per legge. Che il coniuge del defunto abbia il diritto di abitazione sulla casa, diciamo di residenza comune o di proprietà del defunto, quindi la casa in cui si viveva, per dirla in maniera più Ok. semplice. Quindi proprio per legge, se lui non rinuncia a quel diritto, gli viene attribuito al coniuge, al momento della morte dell'altro coniuge, del suo coniuge, il diritto di abitazione. Quindi ce l'ha. Poi, come giustamente ha detto il nostro spettatore, volendo, se si vuole attribuire al marito, alla moglie superstite un diritto un po' più completo, diciamo un po' più importante, si può contestamento lasciargli proprio l'usufrutto, che è diciamo un po' più ampio, ecco, rispetto al diritto di abitazione, no? Perché permette anche di percepire i frutti se lo metti, ad esempio, non lo so, se lo si dà in locazione. Come ha detto giustamente lo spettatore, chi è l'usufruttuario paga lui l'IMU, ad esempio, perché è lui che percepisce i frutti di quel. E Certo. quindi. Se uno vuole attribuire un diritto un po' più ampio, può comunque dire, cioè contestamento, attribuire il diritto di Perché usufrutto. in buona sostanza stai dicendo che il coniuge Sì. superstite, se decide di andare ad abitare altrove, nel primo caso perderebbe il Eh diritto sì, beh, il diritto di abitativo. abitazione vuol dire che devi appunto utilizzarlo per, come dice anche il nome, per abitarci, cioè deve soddisfare le tue esigenze abitative. Invece con L'usufrutto l'usufrutto no, puoi dura averlo. fino a quando? Fino alla morte. Vabbè, almeno che non venga messo, ma è difficile che venga messo un limite, perché uno volendo può anche Ah, sì. dire ti lascio l'usufrutto per 5 anni. Ah, Però ok. è difficile che venga messo questo limite, quindi di regola viene detto lascio l'usufrutto vitalizio e quindi finché una persona è in vita ha l'usufrutto. Ok. Poi si estingue automaticamente. Allora, siccome c'è una domanda su questo argomento, adesso mi si è accesa una lampadina. Buonasera Marta. Mio padre ha la casa di famiglia con cui abita con la sua seconda moglie. Sì. Ok. Ha fatto il testamento a mio favore. Sì. Ok. Sua moglie avrà l'usufrutto anche se, in caso di premorienza di mio padre, avrà l'usufrutto anche se non è mia mamma? Ok. Non l'usufrutto, ma l'abitazione, come dicevamo prima. Ha il diritto d'abitazione, che parte anche lì D'abitazione. automaticamente, semplicemente perché è coniuge. Ok. Cioè, se è coniuge, quindi c'è un matrimonio. La casa appunto è di proprietà comune o del defunto, per legge al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione, Ok, anche se non è la quindi madre. cioè questa figlia avrà la proprietà, però non potrà godere del suo bene in buona sostanza. Allora, lì è sempre più complicato, nel senso può goderne in realtà perché comunque lei ha la proprietà gravata dal diritto di abitazione, cioè quindi ha la proprietà, però deve rispettare quel diritto di abitazione, cioè è giusto dire. Se è stata appunto corretta anche tu,
cioè che l'abitazione va lasciata, la possibilità di abitare al coniuge, se ha il diritto di Quindi, abitazione. Quindi in buona sostanza Marta potrebbe vendere l'immobile con dentro. Può venderlo, ma sarebbe gravato dal diritto di abitazione, okay, a meno che compra? Non si, esatto, non si metta d'accordo con la matrigna a questo punto, cioè comunque col coniuge appunto del padre, per vendere insieme, ovviamente. Okay. A questo punto possono vendere. Ah, sì. No, la casa è solo del papà, perché assolutamente. Se fosse la compagna e non la moglie? La compagna no, perché deve, ripeto, deve esserci un rapporto di coniugio. Poi adesso è stata adottata da qualche anno la legge Cirinnà, mi sembra, che sulle unioni civili e le convivenze. E quindi al convivente di fatto sono riconosciuti dei diritti un po' simili, diciamo, abbastanza simili a quelli del coniuge. Quindi anche qui mi sembra il diritto di abitazione, se è superato, se è una convivenza di fatto duratura e così. Quindi anche lì bisogna stare attenti, ecco, quando c'è un rapporto stabile, non so come Ok, dire. Ok. Però quando c'è, cioè, addirittura, Bozzi, mi stai facendo pensare una cosa, il diritto di abitazione è quasi conveniente, perché questa persona continua ad abitare in un immobile, non è neanche gravato delle spese, perché l'IMU non lo deve pagare. Sì, diciamo che da quel punto di vista lì può essere visto in maniera un po' più, cioè può essere visto in maniera più favorevole. È anche vero che, come dicevamo prima, l'usufrutto è un diritto che dà maggiori facoltà, ecco, a chi ne è titolare. Ok, ok. Allora, andiamo avanti, sempre sulle successioni, la legittima, no? In questo caso di Marta, se il papà ha fatto testamento a Marta, adesso non vogliamo mettere strane idee, no? Però usiamo lei come esempio, la moglie... In seconda moglie avrebbe in diritto seconda. In seconda alla legittima o no? La moglie adesso è l'attuale, diciamo, l'attuale moglie. Sì, ha diritto alla legittima, perché è coniuge, quindi come coniuge ha diritto a una quota che le viene riservata dalla legge, anche che varia se, poi a seconda del numero. Anche se il papà ha fatto testamento per la figlia. Sì. Però magari gli ha lasciato qualcos'altro. Esatto, bisogna vedere se magari lasciando dei beni ha soddisfatto comunque la sua quota. Ecco. Complimenti per la trasmissione, ci scrivono. Volevo chiedere, acquirente di una casa su due piani dove ci sono due appartamenti distinti in un unico rogito, risulta prima casa per ambedue gli appartamenti? Ah, bella questa! Ah, cioè l'acquirente, cioè chi acquista entrambi gli appartamenti, sì. Immagino. Allora, sono separati, però li ha acquistati in un unico. Vabbè, è una domanda interessante, perché chi acquista entrambi gli appartamenti può chiedere comunque l'agevolazione prima casa, però impegnandosi proprio nell'atto a unificarli anche dal punto di vista catastale, quindi a renderli un unico subalterno, diciamo, un unico. Ah. Entro, se non dico in esattezza, entro 3 anni, mi sembra che sia il limite. Vabbè, comunque quindi, c'è un limite adesso. Sì, c'è un limite di tempo, cioè tu devi impegnarti entro 3 anni, entro comunque il termine previsto dalla legge, a unificare anche catastalmente quei due appartamenti per renderli un'unica abitazione, no? E sempre che l'abitazione che ne risulta non sia casa di lusso, perché ricordiamo sempre che sulle case di lusso, che sono determinate categorie catastali, non spetta l'agevolazione prima casa. Quindi uno deve dire li andrò a unificare e il risultato non sarà un'abitazione di lusso. Allora, Maurizio, o ti tieni le due case così come sono e ti sfrutti solo su un appartamento, esatto. La prima casa, perché magari ne hai comprati due per metterla a reddito, in quel caso sì. Unificarle sarebbe un po'. Non ha molto, esatto. O ti metti l'inquilino in casa. Che non è il massimo, forse okay. È meglio pagare. Oppure fai un appartamento solo, stai attento a non farlo troppo bello, che poi viene appartamento di lui. Ma chi lo decide? No, è proprio quando si fa la ristrutturazione così, quindi chi si occupa dei lavori poi deve accatastare la nuova abitazione, e non deve essere, mi sembra, 1, 8, 9, che sono tre categorie catastali, ma è difficilissimo, cioè deve essere proprio delle abitazioni prestigiose, sì, però noi per completezza di informazione diciamo, l'abbiamo detto.
detto. Allora, la legittima in quanto consiste percentualmente? Varia a seconda del numero degli eredi necessari, sono questi appunto che vengono tutelati dalla legge con tale quota. Quindi, per fare un esempio, se si parla di un coniuge o un figlio, è un terzo, un terzo. Cioè un terzo la quota legittima del coniuge, un terzo quella del figlio. E un terzo fa quello che vuole la persona. Un terzo è disponibile, quindi può fare quello che vuole, esatto. Se invece sono più figli, è un mezzo i figli, tutti, cioè quindi da ripartirsi, e un quarto il coniuge. È un quarto libero. Un quarto libero. Cioè praticamente più eredi ci sono, più si riduce il patrimonio gestibile. Sì, diciamo, no? Che il coniuge non avrà mai una quota inferiore al quarto, in base anche a questi esempi. Nel senso che, certo, se mal che vada, ha un quarto. Poi un quarto di che cosa? Questo è giusto dirlo. Cioè non del patrimonio, perché per calcolare questa quota non bisogna guardare solamente a quello che uno lascia al momento della morte, ma bisogna fare quella che è poi un'operazione aritmetica, cioè la riunione fittizia. Vuol dire che bisogna sommare i beni che uno lascia al momento della morte, quello che uno ha donato in vita, e togliere i debiti che sono presenti al momento della morte. Speriamo di no, però. Si fa tutto questo calcolo, si arriva a un importo, su quell'importo si calcolano le quote che abbiamo visto. Quindi se un genitore ha donato, ma anche con una donazione impropria, come nell'esempio di prima? Allora lì è giusto dirlo, perché quella di fatto è una donazione. Quindi se chi è interessato a dimostrare che la sua quota di legittima è stata lesa, vuole ricostruire tutto e riesce a dimostrare, no, che quella era, certo, effettivamente una c'è stata, sì. Per questo che Bozzi non vi fa pagare in contanti, perché altrimenti poi non si può tracciare. Esatto, anche almeno è tutto lì nero su bianco. Sì. Più trasparente. Comunque, quando i patrimoni sono piccoli si fa presto. Sì. Ma in caso di patrimoni grossi è difficile andare. Non è così facile. Alla fine comunque sono operazioni, adesso non sembra, ma poi se bisogna mettersi appunto a valutare tutti gli immobili, il valore che avevano l'apertura della successione. Conti correnti sono calcoli anche complicati, quindi soprattutto, come hai dato giustamente tu, sui patrimoni più ingenti. Le somme, anche gli investimenti, no? Sì, anche. Sono escluse le polizze, le assicurazioni ad esempio sulla vita, perché quali sono dei diritti che vengono acquistati, si dice, iure proprio dal beneficiario. Cioè, sono soldi che gli spettano perché è il beneficiario della polizza. Quindi quello che cade in successione sono solo i premi che si sono pagati in vita alla compagnia d'assicurazione, non quello che effettivamente va al beneficiario. Ecco. Non so se mi sono spiegato. Sì, il beneficiario della polizza si tiene quello. Se li tiene, a meno che, ripeto, però i premi pagati vengono valutati. È interessante questa cosa, interessante. E non rientra nemmeno nel conto del. Esatto, no, non rientra nel patrimonio ereditario. Se fosse un figlio non incide. Rientrano i premi, non rientra diciamo quello che viene pagato al. Bozzi, il tempo a tua disposizione è terminato, vorrà dire che dovrai tornare. Tornerò a parlare di? Cioè, parlerai, vediamo, cioè, non mettiamo limiti alla provvidenza. Noi naturalmente ci impegniamo su un argomento, alla fine abbiamo parlato un po' di tutte le cose. E poi è più bello così, che siano loro ci sta. A chiedere. Allora Bozzi, tornerai a primavera? Però la primavera col disgelo. Allora ti auguriamo davvero un buon proseguimento. Grazie. Di stagione nel tuo lavoro. Grazie mille. Che è un po' come la stagione televisiva, si apre a settembre, no? Sì, prosegue fino ad agosto. E prosegue fino ad agosto. E con voi naturalmente l'appuntamento è per domani. Grazie al nostro notaio, salutiamo tutti i notai della provincia di Pavia e anche la Pres. Da sempre, Presidente, sempre. E che non vuole mai venire qua, diciamolo. Ma adesso la convinceremo. La convinceremo. Sì, secondo me tu ce la fai. Ce la facciamo. Ecco. E l'appuntamento adesso, la linea va al telegiornale. Buon proseguimento di serata.